Ciao a tutti, oggi sono qua per fare con voi un po' il punto della situazione per quanto riguarda le letture del 2020 e in particolare vorrei partire dalle delusioni, quindi quei libri e fumetti che magari non mi sono piaciuti quanto pensassi oppure quei libri e fumetti che proprio non mi hanno convinta. Prima però di cominciare vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo iscrivendovi, abbonandovi, mettendo mi piace a questo video oppure commentando qua sotto. Potete anche acquistare attraverso i miei link da affiliata o utilizzando i miei codici sconto da affiliata che trovate in tutte le descrizioni video. Grazie mille! Direi di partire con uno dei primi libri che ho letto quest'anno, ovvero Ogni giorno è un buongiorno di Morishita Noriko, 15 gioie che il tè mi ha insegnato. Un libro da cui mi aspettavo proprio questo, non solo il racconto dell'esperienza, della cerimonia del tè, di che cosa possa significare legarsi appunto a queste cerimonie, ma come tutto questo nella vita di tutti i giorni possa aver insegnato qualcosa, regalato una gioia, una felicità, riportato, che so, della positività o in un momento di crisi in cui non si sapeva che cosa fare della propria vita, abbia un po' illuminato, tra virgolette, il cammino. In realtà non ho trovato niente di tutto questo, ma semplicemente l'esperienza personale di chi scrive e il suo rapporto, diciamo, speciale appunto con tutto ciò che riguarda il tè, in particolare la cerimonia, quindi tutti i riti, le pietanze da servire accompagnate, il tipo di tè da abbinare a seconda dell'ospite, dell'occasione, le ceramiche da utilizzare, eccetera eccetera. Tutto molto molto interessante per quanto mi riguarda, perché mi affascina tantissimo il Giappone ma anche la storia del tè. Però ho trovato tutto molto distaccato, molto freddo, non sono riuscita a trovare una sorta di connessione e soprattutto mi aspettavo appunto qualcosa magari di più intimo, ma che potesse raggiungere anche chi legge, magari lasciare appunto un forte sentimento. Diciamo che proprio Ogni giorno un buongiorno, 15 gioie che il tè mi ha insegnato, è un titolo secondo me un tantino fuorviante, o almeno io l'ho trovato così, perché le mie aspettative erano totalmente diverse da quello che poi ho effettivamente trovato in questo libro. Altro titolo decisamente non per me, Void, di Ranmaru Zariya. Qui ci troviamo in un mondo un po' futurista, in cui esistono gli umanoidi. Il protagonista non si è mai del tutto ripreso dalla perdita della persona amata e un giorno gli viene affidato un umanoide con le stesse sembianze appunto di questa persona. L'approccio che però ha lui non è magari amorevole, affettuoso, ma è fin da subito molto violento fisicamente, psicologicamente, sessualmente, e mi ha disturbata tantissimo. Anche l'evoluzione della storia non l'ho trovata molto naturale e per quelli che sono i miei gusti è stato decisamente troppo estremo. Proprio fin dall'inizio c'è questo impatto veramente molto molto forte e poi sì, c'è un risvolto più intimo, personale, più da relazione di coppia, che però ho trovato fuori luogo per quelle che sono state le azioni iniziali. Il tratto mi è piaciuto e diciamo che la parte finale non è neanche così malvagia del fumetto, ma proprio l'inizio e quello che è successo, secondo me, non potevano essere scusati o si va avanti in maniera secondo me troppo, troppo frettolosa. Grandissima delusione del mio 2020, La voce delle stelle di Makoto Shinkai e Waku Oba. La voce delle stelle è un cortometraggio di Makoto Shinkai, da cui è stato poi scritto questo libro e tratto anche un manga che io avevo letto diversi anni fa, è un volume unico e mi era piaciucchiato, ma proprio per la sua brevità secondo me non era riuscito ad andare in profondità, ad andare oltre le premesse iniziali, secondo me molto molto interessanti. Ci troviamo infatti, come capita spesso nelle storie di Makoto Shinkai, di fronte a un amore con tante difficoltà, in particolare quello della distanza. Anche qua il mondo è abbastanza futuristico. Vediamo una coppia di adolescenti che è costretta a separarsi perché una di queste viene mandata nello spazio, e se inizialmente i due riescono a rimanere in contatto grazie ad esempio a dei messaggi, man mano che passa il tempo e che quindi la navicella si allontana sempre di più dalla Terra, si allungano tantissimo i tempi di ricezione, quindi passano mesi, a volte anche
anche anni dall'invio alla ricezione di un messaggio, e quindi diventa molto difficoltoso comunicare. Viene quindi esplorata non soltanto la difficoltà di un amore a distanza nel tempo e nello spazio, ma anche vari tipi, diciamo, di solitudine. Ho trovato molto interessante questo aspetto e secondo me non viene comunicato abbastanza profondamente nel libro. Io speravo che, anche se è breve comunque, l'opera originale comunque è un cortometraggio, io no, non l'ho mai visto, però appunto diciamo che è una storia breve, quindi ok, magari non c'è tanto tempo o spazio per approfondire certi temi, certe dinamiche, però mi aspettavo che la versione scritta, il romanzo, entrasse un po' più in queste dinamiche rispetto anche al manga che avevo letto. Invece paradossalmente il manga secondo me è stato molto più potente ed emozionante rispetto a questo libro, che è stato per certi versi noioso e che secondo me non ha esplorato fino in fondo anche la condizione di solitudine e non ha espresso in maniera potente il dramma di fondo, questa difficoltà di comunicazione, di stare insieme, soprattutto con due protagonisti così giovani. Gli adolescenti vivono tutto in maniera molto molto amplificata, quindi secondo me si poteva sicuramente entrare di più in queste dinamiche e comunicare in maniera molto più forte quello che stavano vivendo i ragazzi. Quindi per me è stata una fortissima delusione. A me piace molto Makoto Shinkai, chiaramente non può sempre piacere tutto, anche quando c'è un autore o un regista comunque che si apprezza, però avendo già letto il manga che mi era piaciucchiato, speravo che questo libro potesse conquistarmi e aggiungere qualcosa di nuovo, e invece così non è stato, mi ha fatto abbastanza arrabbiare. Altra delusione, Don't Like This di Kaori Tsurutani. Anche qua le aspettative erano abbastanza alte e forse mi aspettavo qualcosa di diverso. Ci troviamo di fronte a una ragazza che svolge un lavoro di graphic designer o comunque si occupa della grafica digitale e si avvicina ad una nuova passione, quella della pesca. Io pensavo che questo suo nuovo hobby la introducesse ad uno stile di vita magari diverso, la facesse uscire di casa, conoscere nuove persone, e è così di fatto, succede tutto questo, ma in maniera veramente molto superficiale. Sembra che i rapporti con le altre persone siano una toccata e fuga, degli incontri non poi così tanto significativi, che non abbiano un vero e proprio impatto sulla sua vita. Sembra un racconto abbastanza quotidiano, ci sono vari episodi, no, che riguardano questa sua passione, ma non sembrano mai abbastanza incisivi, mai abbastanza di rilievo, importanti, significativi, né per lei né per chi legge, perché non ci sono alti e bassi, è una storia totalmente piatta per quanto mi riguarda. Quindi non dico che mi ha annoiata, ma non mi ha sicuramente dato nulla, mi ha intrattenuta fino a un certo punto, i disegni sono carini, però la storia proprio non mi ha lasciato niente, da nessun punto di vista, quindi ci sono rimasta molto male. Altro libro no di quest'anno, Hunger Games, la ballata dell'usignolo e del serpente di Susan Collins. Questo è sicuramente uno di quei libri di cui non avevamo bisogno, ma che probabilmente i fan di Hunger Games avranno sicuramente recuperato e letto avidamente come la sottoscritta, perché magari sentivano quella urgenza di tornare nel mondo di Hunger Games. La storia è ambientata diversi anni prima rispetto a dove troviamo Katniss e Peeta, e in particolare parla di Snow, della sua adolescenza, del momento in cui vengono organizzati i giochi e lui partecipa come mentore. A lui viene affidata una ragazza del distretto 12 e quindi deve cercare insieme a lei una sorta di strategia per farle vincere poi i giochi. È stato un libro interessante perché racconta una faccia diversa della storia, perché in primo piano abbiamo Capitol City. È interessante perché, se non sbaglio, la 10ª edizione dei giochi, quindi siamo proprio all'inizio, i giochi sono totalmente diversi da quelli a cui siamo abituati nella principale trilogia. Ho trovato poi molto interessante il modo in cui l'autrice sceglie di parlare di Snow, un personaggio che sappiamo essere
negativo, no? È l'antagonista, il cattivo per eccellenza. Qua non si tenta di renderlo più buono. Non è un cattivo che una volta era una brava persona, poi gli è successo qualcosa di brutto e allora è giustificato il suo avercela col resto del mondo, no. Quindi questa cosa l'ho trovata interessante. Non è un libro totalmente da buttare, ma è un libro da cui forse mi aspettavo qualcosa in più e che per me è troppo scontato, troppo conveniente in certi punti. È proprio uno di quei libri fatto per i fan, non aggiunge tantissimo in più a quello che già sappiamo e niente, ci sono tante cose da dire su questo libro, ma ho fatto un intero video dedicato sia con una prima parte spoiler free che con una discussione con spoiler alla fine del video, quindi ve la lascio nelle schede qua sotto in descrizione. Anche qua sarò abbastanza veloce perché penso di avervi parlato di questo fumetto bene o male. Ovunque, penso che tutti abbiano capito che non mi sia piaciuto, fan di Paolo Bacigliieri. Ebbene sì, questo è un fumetto che proprio non mi è piaciuto. Di nuovo partivo da aspettative alte, ma soprattutto diverse da quello che poi si è rivelato essere questo fumetto, ovvero mi aspettavo un fumetto incentrato sulla storia del cruciverba, delle parole crociate. Ed in parte è così, ma il modo in cui viene sviluppato, il modo in cui la storia si intreccia ad un'altra storia, non mi hanno convinta, non mi hanno entusiasmata, non mi è piaciuto questo intreccio e soprattutto non mi ha stimolata, non mi ha lasciato qualcosa di nuovo, non mi ha interessata, non mi ha nemmeno intrattenuta, ero veramente arrabbiata perché mi aspettavo appunto qualcosa di totalmente diverso. Forse è stato questo mio, tra virgolette, pregiudizio iniziale a rovinarmi la lettura, non farmi godere appieno l'esperienza. I disegni non mi sono dispiaciuti del tutto, ho apprezzato soprattutto il modo in cui alcune tavole, anche visivamente, richiamino il mondo delle parole crociate. Ma l'insieme non ha fatto decisamente per me e forse proprio perché mi aspettavo qualcosa di diverso. Ma al di là della storia del cruciverba, quello che viene raccontato, appunto, come vi dicevo, non ha avuto effetto su di me, non mi ha interessata, ero veramente indifferente a tutta la storia. Altra delusione, un messaggio dagli spiriti di Agatha Christie. Oh mio Dio, un libro della Christie in un video delle delusioni. Non ci avrei mai creduto, ma è inevitabile. Non può piacere sempre tutto anche dei propri autori preferiti. E questo è il libro che sicuramente mi è piaciuto meno della Christie. Ci troviamo in una zona limitata da una fortissima nevicata. Le persone appunto non si possono muovere da questo luogo, iniziano a giocare. Avete presente quella tavola che viene utilizzata quando si vuole entrare in contatto con gli spiriti? Tutti mettono le mani sul tavolo e viene fatta spostare la tavoletta, o meglio lo spirito che fa muovere questa tavoletta verso alcune lettere e l'insieme delle lettere formano poi delle parole o delle frasi. E in questo caso viene annunciata la morte di una persona che effettivamente poi viene ritrovata morta. L'indagine è stata abbastanza statica, un po' noiosa. Di solito a me incuriosisce molto questo momento perché è l'occasione per conoscere qualcosa in più sulla società dell'epoca. Molto spesso gli scambi di battute, soprattutto fra persone di ranghi diversi, fra i domestici e ad esempio l'ispettore, la polizia o i padroni di casa, rivelano molto sulla mentalità del periodo e a me affascinano molto i libri della Christie anche per questo aspetto, diciamo, un po' più psicologico. È molto interessante vedere come persone da background differenti possano agire, soprattutto pensare e rapportarsi in maniera differente. In questo caso non ho trovato il tutto così tanto interessante, ma le occasioni di dialogo mi sono risultate spesso come occasione per parlare, per fare un po' di gossip. Inoltre, la soluzione del caso, secondo me, è stata totalmente buttata lì. E ci sono rimasta malissimo perché è un libro, non dico lunghissimo, io ho ascoltato poi l'audiolibro, quindi effettivamente non so quante pagine siano, però l'audiolibro è stato sulle 5-6 ore. Quasi il doppio rispetto ad altri libri che di solito ascolto della Christie. E risolvere in pochi minuti quanto è successo, quanto ha spinto comunque l'autrice a scrivere il libro, l'ho trovato veramente deludente. In pochissimo si liquida tutto e io sono rimasta così. Cioè,
Ma davvero finisce così? Ok. E quindi niente, è deludente perché comunque quando leggi un libro giallo, ok, l'indagine, lo scoprire, ma è bella anche la risoluzione, è bello anche scoprire che cosa è successo. E per me è stato veramente deludente il modo in cui viene risolto il tutto. Non c'è poi una vera e propria figura di spicco, che sia l'ispettore, la polizia, il detective o uno dei personaggi coinvolti direttamente che magari si mette a indagare. No, zero, sono tutti abbastanza anonimi e ho un po' sofferto la mancanza appunto di un personaggio un po' più carismatico. Ultima delusione per quanto riguarda questo 2020, quando tutto diventò blu di Alessandro Baronciani. Io avevo il terrore di approcciarmi a questo fumetto perché è stato osannato veramente da un sacco di persone. È una storia che parla di ansia e attacchi di panico, quindi tematiche molto importanti, soprattutto al giorno d'oggi. Apprezzo che se ne parli, apprezzo storie comunque che possono riportare un'esperienza più o meno personale. Ero molto curiosa, ma allo stesso tempo terrorizzata perché quanto ho letto fino adesso di Paolo Baronciani non mi ha mai convinta al 100%, non mi ha mai entusiasmata. E devo dire che anche questo titolo non è stato assolutamente per me. Apprezzo tantissimo le premesse e alcune tavole mi sono piaciute per il modo di comunicare. Ad esempio, qua ci troviamo sott'acqua e il paragone, la similitudine fra il mare, l'acqua e il senso di soffocamento, quelle sensazioni che vivi quando magari sei preso particolarmente dall'ansia o stai avendo un attacco di panico, secondo me possono rendere bene l'idea anche per chi non ha mai sperimentato in prima persona. Però a parte questo, ho trovato la lettura molto molto superficiale. Per me non ha aggiunto nulla di nuovo, non ha lasciato qualcosa di significativo, non ha lasciato tra virgolette l'impronta. È stata una lettura carina, ma per me nulla di più, non mi ha lasciato niente, non mi ha entusiasmata, non mi ha emozionata. Ha toccato il tema proprio molto molto delicatamente e per come sono fatta io, certi temi preferirei venissero affrontati in maniera più decisa, più profonda. Chiaramente è la mia opinione, così come per tutti i libri e fumetti che ho citato oggi, è chiaramente un parere soggettivo, però mi faceva piacere condividere con voi comunque quelle che sono state le delusioni di quest'anno, visto che parliamo molto spesso di libri e fumetti e a fine anno faccio sempre un po' il bilancio delle letture. Detto questo, fatemi sapere qua sotto nei commenti se a voi sono piaciuti questi libri e fumetti, se magari la vostra esperienza di lettura è stata totalmente diversa dalla mia. In tal caso sarei molto curiosa di leggervi qua sotto. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!